Benvenuti amici di Zoom, siamo nella pista del motoclub Lo Scoiattolo a Lamezia Terme. Oggi una puntata particolare della nostra trasmissione, perché non tratteremo di cronaca, ma se cronaca è cronaca sportiva. Questa è la pista, tutto è pronto per il primo trofeo di Natale di motocross. Vedrete delle belle immagini, tantissima gente, tantissime moto, un divertimento veramente particolare in questa bellissima domenica in cui stiamo effettuando le registrazioni. Uno sport anche per bambini? Sì, uno sport da bambini con il mini cross 85, ha due motopilota, una motopilota e una motogara, e niente. Ma questa passione, beh, è chiaro che... È stata trasmessa dal papà, è una passione che avevo io e gliel'ho trasmessa io. Lì, ragazzi, che età hanno? Lui ha 10 anni e quello è mio figlio, ha 12 anni. 10 anni lui e l'altro 12. Da dove venite? Da Locri, dalla Ionica. Da dove? Marina di Gioiosa Ionica. E come ti chiami? Marco Scali. Marco, ma è uno sport costoso? Abbastanza, insomma, ci vogliono dei sacrifici e degli impegni, allenamenti settimanali e tutto. Ah, perché poi vi allenate settimana? Sì, anche la settimana, nell'infrasettimana ci alleniamo. E arrivano le vittorie? Ogni tanto qualcosina si vede anche di buono. In bocca al lupo. Grazie, Cre. Poi c'è tutta una preparazione. Guarda, ti chiami? Pasquale. Allora, Pasquale, guardate, cosa ti stai preparando? Perché qui sono dei tutori professionali, delle ginocchiere. Praticamente ti tengono stretto la gamba per non far sì che non si giri il ginocchio. E poi, oltre a questo, vabbè, c'è la tuta sopra. C'è la protezione per il petto. La protezione per il petto la vediamo? Vediamo, questa è la protezione. Questa la mettete sopra, giustamente? Sì. Questo è il collare che metto sotto per il casco. In tal caso che ti ribalti non ti si spezza il collo, capito? Il collare in tutta sicurezza, insomma. Diciamo sì, in tutta sicurezza. Pesano tutte queste cose, no? Vabbè, però è un'abitudine, ormai senza di questi non si va avanti. Io non riesco. Che categoria sei? No, non lo so in che categoria mi hanno messo. Ancora devi... Quanto sono vecchiotto ormai. Senti, ti volevo dire, ma da quanti anni pratichi questo sport? Io ho 10 anni. 10 anni. E che moto hai? Questa qua. La 27, un KTM. KTM? 250. Oh, in bocca al lupo. Crepi, ciao.
chiaramente prima della gara. Qui c'è il punto di iscrizione dove vedete vengono ad iscriversi, ci sono le varie categorie che sono in tutto quante, così diamo una piccola spiegazione a chi sta vedendo. Un attimino, 12 categorie. Tutti separati, ognuno corre per i fatti suoi, per categoria. Quindi ogni categoria quanti ci sono? Dovrebbero essere dai 15 ai 20 piloti, secondo le categorie che ci sono. Quindi in tutto quanti ce ne abbiamo oggi all'incirca? Ma ancora è difficile perché deve finire l'iscrizione. Oltre 100 sicuramente. Sicuramente saranno più di 100, saranno più di 100, sì. Poi tra l'altro vengono un po' da tutta la Calabria, no? Sì, tutta la Calabria, abbiamo oggi come sempre tantissimi siciliani che in questo 2015, anche lo scorso anno nel 2014 abbiamo avuto il pienone di siciliani perché si divertono a venire in Calabria a correre, perché noi abbiamo delle piste meravigliose dopo da 2 anni veramente che praticamente ci favoriscono al nostro campionato AXI Motocross Calabria di cui io stesso sono il coordinatore. Abbiamo formato una grande famiglia, quello che manca nello sport in parecchie regioni d'Italia, e le posso dire che in Calabria l'Aximoto in questi 3 anni ha formato una grande famiglia dove ci si diverte, si pensa solo a divertirsi e al resto ci pensiamo noi a premiare i piloti come meritano. Ecco, quindi organizzare poi sempre tutto anche più numerosi le nostre gare. No, ti volevo chiedere, poi questa pista dello scoiattolo, no? C'è la pista dello scoiattolo che è molto meravigliosa, piace. Ben organizzata, strutturata, no? Abbiamo creato un fondo nuovo, molto sabbioso, dove i piloti si divertono, amano il fondo sabbioso, correre, si può correre in qualsiasi, clima, un po' anche sul bagnato eccetera eccetera, perché il terreno lo permette. Oggi è una stupenda giornata di sole, va bene anche così, no? Bellissima, oltretutto che nei giorni scorsi ha piovuto, quindi ci ritroviamo con un manto di un fondo bellissimo, un grip al 100%, con il massimo impegno come sempre del grande Pasquale Torcaso, che è il presidente del motoclub Lo Scoiattolo e il proprietario della pista, che dà sempre il massimo delle sue capacità. Senti, come si svolge la gara? È al minuto, quindi la tempistica viene premiata in due manche, no? La gara è formata da prove libere, 10 minuti di prove libere per permettere ai piloti di conoscere la pista, e nello stesso tempo dopo si svolge su due manche, gara 1 e gara 2, dipende le categorie dei piloti, del livello agonistico che hanno, cambia il numero di tempo naturalmente di giri e via. Il primo, secondo e terzo. Il pilota che fa più punti sulle due manche vince la categoria di giornata. Allora buon lavoro, ci sono tutti i giudici di gara, no? Perché nei vari punti. Qua il direttore di gara Pezzano, abbiamo un altro direttore di gara che qua in giro nei pad che fare un briefing che devono sventolare, che fanno queste persone adesso, e ci sono io che coordino il tutto. Vedo nei vari punti delle persone con delle bandierine, cosa sono? Giudici di linea? Non lo so. Commissari di percorso. Che in vari punti critici della pista dove non c'è tanta visibilità, loro sono lì apposta per tutelare i piloti, se c'è qualche incidente, qualche pilota a terra, di poter segnalare ai piloti che arrivano di rallentare, non saltare, che c'è un pericolo davanti a loro. Quindi bisogna andare piano per tutelare i piloti che hanno problemi, che si trovano a terra o fermi con questi meccanici, solo questo. E allora buon lavoro. Grazie a voi, speriamo in una bella manifestazione, anche qua per la città di Lamezia che lo merita, grazie ancora a Pasquale Torcaso che ci ha ospitato questa tappa bellissima di questo trofeo. E a tutti i piloti, no? E a tutti i piloti naturalmente, e anche gli accompagnatori dei piloti che fanno tanti sacrifici a seguire. Sì, perché si sposta la famiglia. Certo. Va bene, grazie. Intanto le gare non sono iniziate, sta guardando le prove.
stiamo guardando le prove, sì, c'è mio figlio che sta girando e abbiamo un altro del nostro team che sta girando. Il team è di dov'è? FC Soverato. Di Soverato, quanti siete? E siamo in 5, 5 piloti. Quindi vi girate un po' la Calabria? Parecchio, sì, sì. Sì. Pratica quasi ogni domenica, secondo le gare. Sì, se ho tutte le domeniche, se non c'è gara c'è allenamento, quindi siamo sempre in giro per le piste della Calabria. Senti, ti voglio chiedere, questa pista invece in modo particolare come la trovi, voi che girate un po' la gara? Ah, molto bellina, è fatta bene, molto curata, oggi soprattutto che c'è la gara è stata veramente fatta ad hoc per i piloti, una bella pista. Buon divertimento. Grazie. Ma quanti anni ha che deve avere il supporto? 7 anni. 7 anni, guardate, non ci arriva proprio, per te lui ha creato questo supporto qui. Aiutiamo un pochettino, sennò non parte. Ma tu corri dopo? No, mio figlio. Solo lui? Sì, no, mi chiedo. Perché tuo figlio? Perché anche tu hai fatto gare? No, ho passato tempo, i miei tempi ho passato tempo, un pochettino, mi sono divertito nell'enduro, ma non motocross. E poi anche lui si è... Lui, diciamo che sta seguendo le mie orme, dai. Sì, si passa il tempo, dai. Buon divertimento. Grazie. Pasquale Torcaso è uno degli organizzatori, è il proprietario della pista. Com'è andata? Niente, mi sono proprio dato al massimo delle disponibilità per... Abbiamo visto perché c'è tanta gente. Il tracciato ottimo, io sono appassionato da tanto, ho una passione enorme per questo sport, quindi ho una foga che raccoglie tutto il gruppo del cross. A me mi conoscono tutti, da ogni parte della Calabria, sono contento che oggi c'è tantissima gente che... Viene da tutta la Calabria, anche dalla Sicilia. Sì, anche dalla Sicilia sono venuti per onorare questo percorso. Spero di non aver sbagliato nulla e di aver dato sempre il massimo in tutte le circostanze, nel bene e nel male. Ringrazio tutti. Vabbè, allora ci sentiamo dopo. Questo sport non si deve trascurare, lo amiamo tutti e chi ci crede deve sostenerlo in modo deciso. Quindi un appello a tutta la Calabria e oltre a mantenere l'ordine in questo sport, perché penso che ogni proprietario di pista ha dato il massimo e si è espresso in quello che vedete, quindi sono felice, grazie al sindaco, all'assessore Cardamone e tutto il gruppo del comune, perché è stato proprio veramente vicino a me, come non mi aspettavo mai, e li ringrazio enormemente. Un abbraccio. Ci vediamo dopo, così vediamo com'è andata la gara. Va bene, le gare. Va bene. Grazie, buon lavoro. Grazie a Pasquale. Voi. Chi c'è? Vostro parente, amico? Noi facciamo le crepe e le castagne. Sì, siamo qui allo stand. Crepe e castagne, ottimo. Sì, dall'altra parte e la castagna è qua. Mi piace questo tipo di pista. È la prima volta che vengo. È la prima volta che vengo. Che impressione hai? Ma stupenda, hanno organizzato una cosa veramente bella, molto bella. Poi gli organizzatori sono nostri amici e sono molto bravi, li conosciamo. Come sono le crepe e le castagne? Sono buone? Buone, venitele a provare. Certo, ne offriamo una così riuscite a capire come le facciamo. Una? Una, due, se non ci sono problemi. Quante ne volete mangiare? Buon divertimento. Complimenti a voi, grazie, gentilissimo. Questa è la zona paddock dove ci sono gli ultimi dettagli prima della gara, le prove. Come va? Come è andata? Ancora noi dobbiamo gareggiare, siamo in questa categoria qua. Che categoria è? Hobby. Categoria hobby. Senti, ti voglio chiedere, tecnicamente come trovi la pista? Molto affascinante, hanno anche sistemato il pezzo di là che è fantastico, c'è una bella chicane da fare a pieno regime. Tanto grip e tanto gas. Da dove venite? Da Tropea. Buona corsa, si dice così? Buona corsa, in bocca al lupo. Bocca al lupo, grazie. Ciao a tutti. Vedete, gli ultimi dettagli, hanno già effettuato le prove. Prove che si stanno facendo in questo momento, vedete, adesso mi pare che stia provando l'hobby sport, hanno già provato il mini cross 125 e poi qui ci sono, da dove venite? Noi veniamo da Vibo Valentia. Che categoria è la vostra? La nostra è la hobby sport, abbiamo due piloti in categoria 254 tempi.
C'è tanta passione in questo sport, sì, sì, abbastanza, no? Abbastanza. In Calabria com'è la situazione? In Calabria diciamo che è messo un pochino bene, in base alle circostanze. E poi dalle piste? Dalle piste direi che è abbastanza messa bene pure. Io voglio evidenziare questa cosa qui. Una pista come quella di Lamezia è importante, no? Anche per voi. Sì. È un bel tracciato, bellissimo. C'era un po' di, diciamo, un blackout qua, adesso abbiamo risolto un po' di problemi, quindi è abbastanza bene, va bene. Ci divertirete, insomma. Abbastanza, grazie. Buona corsa, bocca al lupo. Grazie, grazie. Come dicevamo, gli ultimi dettagli, perché vengono con tutta la famiglia, vedete, voi da dove venite? Da Cosenza, Acri. Ah, con la famiglia, bambino, moglie. Da dove venite? Da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria. Vabbè, una bella giornata oggi. Oggi è una bella giornata, tanti piloti in questa splendida pista, tanti minicross come potete vedere qua. Abbiamo Flaviuccio. Tanti bambini, insomma. Tanti bambini, più di 15, è una bella cosa avere una griglia di partenza abbondante. Senti, io ti voglio chiedere, quante piste ci sono in Calabria? Piste in Calabria, fortunatamente ce ne sono tante. Tante. Tutte organizzate bene. Tutte organizzate bene, abbiamo qua nella zona del Vibonese, del Catanzarese, del Reggino, ce ne sono parecchie. Adesso c'è anche questa. Questa, per caso, bella pista, grande accoglienza, sì, ottima ospitalità. Hai visto il percorso? C'è qualche parte difficile? Come la ritieni? Da il una percorso dieci. È abbastanza impegnativo, tecnico. Un pochettino di difficoltà per i bambini, poiché c'è stata della pioggia nei giorni scorsi e quindi si è creata qualche pozzanghera di fango. In ogni caso è superabile. Okay, promossa, insomma. Promossa, da 1 a 10, 9. No. Quasi il massimo. Quasi il massimo. Grazie, buon divertimento. Ultimi dettagli qui, quando si parte con tutta la famiglia. E poi ci si organizza e si è pronti anche per la gara qui in pista, le ultime prove. Adesso noi vi diremo le varie categorie, vi faremo vedere una delle parti più belle della gara, cioè la partenza nelle varie categorie e poi spezzoni di filmato durante la gara, durante queste manche che saranno effettuate qui nella pista dello Scoiattolo alla Lamezia Terme. Allora iniziano le gare, prima partenza, questa è Mini Cross 85. Altra categoria, Mini Cross 65, questi sono i bambini più piccoli, chiaramente il numero si riferisce alla cilindrata 65. Thank you.
Altra categoria, adesso abbiamo Promo Sport MX2, la cilindrata è 250. Categoria, qui siamo alla 125 come cilindrata. Adesso c'è un'altra categoria, abbiamo la 250 Sport ed è da qui che si fa partire il gruppo con la griglia di partenza. È pronto? Siamo 250 Sport, giusto? 250 Amatori e Sport, sono due categorie dei piloti professionisti. Perfetto. Siamo pronti, quindi... Ennesima gara, ennesima manche. Andiamo avanti, non ci fermiamo qui, altra categoria, adesso cilindrata 450.
responsabile dei cronometristi, no, Vincenzo? Sì, sono io uno dei responsabili dei cronometristi. È stata una bella gara, si è fatto un po' di manche di gara e ora c'è una pausa pranzo che ci fermiamo un 20 minuti circa. Senti, Vincenzo, come sono andati? Sono andati veloci secondo te, visto che tu sei un esperto? Ma la maggior parte dei tempi sono quelli che contano, i migliori sono primo, secondo e terzo, sì. E poi man mano che vengono gli altri, sono tutti bravi, è un bel tracciato, una bella pista, oggi una giornata di sole molto bella, niente, i tempi sono quelli che sono e quindi ci dobbiamo attenere all'elettronica. Adesso c'è la seconda manche, quindi esatto. Staremo a 20 minuti. Pronostici rispettati? Pronostici rispettati? Sì, orari tutti a posto, bel tempo, speriamo che il programma vada avanti nei migliori dei modi. Adesso si fermano un attimo e visto che, Pasquale, facciamo una cosa, io ho visto qualcuno degli amministratori di Lamezia, no? Sì. Facciamo una cosa, andiamo ad intervistarli, perché io credo che questa pista debba essere, tra virgolette, rispettata, portata avanti, perché è giusto. Io oggi ho visto una bella manifestazione, non ero dentro il settore, non ero esperto, quindi è la prima volta che mi sono avvicinato al motocross e ho visto una bella manifestazione. Allora, qui intanto, visto che siamo a Lamezia, ricordiamo che la pista Lo Scoiattolo si trova nella città della Piana, abbiamo l'assessore Cardamone e l'assessore Bilotta. E voi conoscevate questa pista? Allora, io conoscevo allo stato embrionale questa pista, nel senso che ho seguito Pasquale in quello che è stato questo suo progetto, un progetto veramente oggi che ha avuto un successo impressionante con questa gara, che abbiamo potuto ammirare direttamente noi con i nostri occhi, e penso che va riconosciuto un grande merito a Pasquale, una passione, un'abnegazione e una forza di volontà che mette al servizio della nostra comunità. È la cosa più bella, l'ha fatto con grande spirito di servizio e gliene rendiamo atto. Da parte anche dell'amministrazione comunale, noi siamo qua per manifestare proprio una vicinanza a quella che è la sua attività. Complimenti Pasquale per la bella iniziativa di oggi, che spero sia il preludio di una serie di iniziative sempre più importanti e che dimostrano come Lamezia, con le energie sane, riesce sempre ad essere, per così dire, per usare un termine giornalistico, Paolo, sul pezzo, nel senso che noi riusciamo a primeggiare con quelle che sono le nostre energie e con la nostra grande capacità e passione. Grazie di nuovo a Pasquale. Non vogliamo usare un luogo comune, però qui ci sono le positività della nostra città, no? Assolutamente sì, ringraziamo Pasquale veramente per questa bellissima iniziativa. Portiamo i saluti del sindaco, cioè Lamezia ha bisogno di persone come Pasquale, con le quali si riesce a creare tutto ciò, veramente con tanto impegno e con tanta passione. Ogni giorno è venuto in comune affinché ciò fosse possibile. Noi non possiamo fare altro che essere felici, perché oggi Lamezia rappresenta veramente il centro della Calabria, mi sembra anche della Sicilia, qualcuno della Sicilia. Quindi veramente complimenti, uniamo tutti quanti insieme le forze per far crescere questa città e dare sempre più iniziative che sono vicine allo sport, perché lo sport è importante in tutto e per tutto. Bene, Pasquale, poi c'è Tonino, hai una realtà politica nuova, Calabria al centro, qui c'è una pista nuova, scusami la similitudine, però quando ci sono delle novità bisogna evidenziare. Vabbè, è un fatto positivo, e l'amico Pasquale è stato tenace dall'inizio affinché si riuscisse ad avere delle convenzioni, delle cose per andare avanti. C'è un pubblico così numeroso, non solo calabrese ma siciliano, di tutta l'intera regione e oltre. Questa è stata la bravura dell'amico Pasquale, che è riuscito a coinvolgere professionisti e non e appassionati del motocross, non solo della Calabria ma anche della Sicilia, della Puglia e di altre realtà positive. È un dato positivo per Lamezia, un augurio e un bocca al lupo per altre manifestazioni. Grazie Pasquale di questo evento spettacolare che hai fatto a Lamezia Terme. Senti, se dovessimo cercare una parola detta e ridetta in queste interviste, anche tra i piloti, evidenziamo positività, quindi vuol dire, Pasquale, che ci sei riuscito con questa manifestazione, hai dato un aspetto positivo. Ho avuto sempre una forza superiore, mi commuovo soltanto... Si commuove per quello che ha fatto, Pasquale. Guardate che questa è una cosa bella. Pasquale ha un grande cuore, quello che fa lo fa veramente perché ha una passione innata
Questo è l'esempio lampante, voglio dire. Pasquale lo fa per la comunità, lo fa per la sua comunità, che è quella, che è un mondo che io oggi sto conoscendo, eccezionale, fatto di passione, di sacrifici. C'è gente che parte da lontano per venire. E c'è tanta gente come Pasquale che è rimasto qua fino alle 4 del mattino per preparare la pista. Io penso che questo è lo sport vero, cioè quello da cui molto spesso noi siamo lontani. E io lo dico non da amministratore oggi, ma lo dico da cittadino, da sportivo, voglio dire. Venire qui è stata un'emozione grandissima, vedere questa pista, vedere il coinvolgimento e vedere la passione vera, la passione dello sport, quella che molto spesso manca. Bravo. La giornata è ancora lunga, dobbiamo emozionarci ancora di più. Allora, iniziamo come detto prima la premiazione di questa bellissima gara. Ci ritroviamo qui al Crossodromo Lo Scoiattolo Lamezia Terme. Sono qua con il proprietario del Crossodromo e presidente del Motoclub Lo Scoiattolo. Quindi gli facciamo qualche domanda, se è molto soddisfatto di questo evento che oggi si è disputato sul suo crossodromo. Io sono emozionatissimo perché siete in tanti. Spero di essere stato in quest'anno molto vicino a voi, sia come proprietario di piste sia come campionato. Mi sono divertito tantissimo insieme a voi e vi voglio bene a tutti, veramente. Un applauso a Torcaso! Molto emozionato! È stata una bella giornata di sport, come avete visto e sentito, piloti provenienti da Calabria e Sicilia e tutti entusiasti per la pista di motocross Lo Scoiattolo, che è dotato anche di un fettucciato, si dice così, per l'enduro, che probabilmente ospiterà una delle date dell'Enduro Sprint 2016. Appuntamento al prossimo anno.